tutti e benvenuti nel consueto video degli acquisti naturali del mese che faccio in collaborazione con altri piccoli canali come il mio. E ovviamente di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione mensile trovate giù nell'info box i link ai loro, appunto, ai loro canali, ai loro video. Io mando un bacio e saluto tutti quelli che partecipano. Tra l'altro, se volete unirvi a noi, siete ben accetti. E parto con gli acquisti del mese. Cose che non riguardano il beauty, ho riacquistato perché in realtà questo è un prodotto che utilizzo da anni. Questo tè verde al gelsomino, questo è dell'altro mercato. Lo trovo nei negozietti acqua solidali, mi piace sia il tè e poi mi piace anche il fatto che abbia la confezione così riutilizzabile, quindi questo qua ve lo straconsiglio se lo trovate in giro, non costa neanche tanto e mi piacciono, sono 25 bustine di tè, quindi neanche poche. Io sono furbissima, allora ho acquistato l'ammorbidente concentrato talco e fiori d'arancio della linea Verso Natura, quella ecologica del Conad, e ovviamente che cosa ho portato qua? Quello vecchio, comunque vabbè, uguale a questo solo che è nuovo. L'ho preso perché era in offerta e utilizzo in genere solamente il Lenore Blu perché è quello che mi piace di più di tutti e che non mi dà problemi di allergie. In realtà anche questo è buono. La profumazione si sente sui vestiti, ma molto meno rispetto al Lenore, non mi crea problemi di allergie e quindi niente, era in offerta e ho riacquistato lo stesso prodotto. Sempre di questa linea avevo acquistato, ve l'avevo fatto vedere nello scorso video in collaborazione, lo spray quello per i vetri, per pulire i vetri, e non mi ricordo chi, forse Lala, mi aveva chiesto, insomma, fammi sapere poi come ti trovi. Secondo me fa cacare, cioè... Nel senso, lascia gli aloni sui vetri delle finestre, proprio c'è un alone, una patina, quindi non mi piace. C'è anche da dire che io le finestre le pulisco una volta ogni 5-6 anni, quindi non è che me ne freghi molto se ci sono degli aloni nelle finestre, però mi rendo conto che magari alcune persone giustamente importa e quindi vi dico che secondo me fa cacare, però l'ammorbidente è molto buono. Parto con degli acquisti che ho fatto... Ah no, aspetta... Per quanto riguarda il beauty ho acquistato questa cipria qua, che è la cipria in polvere libera di Benecos. In realtà non l'ho acquistato per me, ma l'ho acquistato per una mia amica, io ce l'ho di già, mi è piaciuta, mi piace tanto e quindi l'ho acquistata anche per una mia amica per fare appunto un regalo e niente, ve la straconsiglio perché effettivamente è molto buona. E ora parto con degli acquisti che ho fatto al Cosmoprof, perché poi tra i prodotti del Cosmoprof che mi hanno dato, gli acquisti che avevo fatto lì, io poi non è che ho comprato chissà cosa in questo mese, nel mese di marzo, ecco, mi sono fermata qua. Allora, ho preso di Elan questo profumatore per ambiente, quello con i legnetti, all'Artemisia. È una profumazione molto buona, io adoro le profumazioni per ambiente di Elan. Ne avevo provato una, More un Muschio, che mi è piaciuta tantissimo, profuma un sacco la casa. E ne ho comprato sempre More un Muschio, anche per mia madre, che ovviamente non ce l'ho qui, ce l'ha lei. E mi piacciono molto, ora non vedo l'ora di provare questo qua. Non l'ho ancora provato perché... insomma dovevo fare delle cose, non sono stata bene, quindi non avevo voglia di sentire profumazioni in stanza, però proverò. Poi sempre di Elan ho acquistato questo qua, che è il siero volumizzante e rassodante effetto tensore per il seno, eccolo qua, questo è per la prevenzione e il mantenimento, ancora però non l'ho utilizzato. Poi ho acquistato il deodorante Emozioni Blu, sempre di Elan, freschezza e vitalità. Questo qua è appunto un tubetto, profumazione unisex. Anche questo ancora, tutti i prodotti questi qua che ancora non ho provato. Poi ho acquistato la maschera a carbone attivo Detox di Equilibria, che è una delle loro novità. Ne ho sentito parlare benissimo, solo che aspettavo un pochino perché le maschere in tessuto a me fanno freddo sul viso, quindi per ora non le utilizzo, però tra un mesetto inizierò a utilizzarle. E poi questa crema per tutti i tipi di pelle, una crema da giorno di Madara, questa era una mini taglia certificata EcoCert, la proveremo, insomma la proverò e vi farò sapere, una taglia da 20 ml che comunque per una crema viso
Ma a me va benissimo, mi durerà senz'altro un sacco di tempo. Ultimo acquisto, questo qua che è il dentifricio di Equilibra all'aloe. Questo non l'ho preso al Cosmo Prof. L'ho acquistato, a me piace tantissimo questo dentifricio, in casa mia si utilizza da anni. Si utilizzava da anni. I miei nonni, col fatto che facevano la chemio, questo dentifricio qua era l'unico che andava un po' a tamponare i problemi alle gengive che crea purtroppo la chemio, e quindi si trovavano molto bene. Poi io non l'ho più comprato in casa, adesso sono qui da sola e quindi non l'ho più acquistato. Qualche giorno fa mi si è gonfiata la guancia per via del dente del giudizio e avevo un ascesso, stavo malissimo, sono andata a ricomprarlo perché effettivamente sfiamma, lenisce e oltretutto pulisce anche molto bene i denti, quindi assolutamente un ottimo prodotto. Quindi questi erano gli acquisti che ho fatto nel mese di marzo, fatemi sapere quali sono i vostri, mi raccomando passate dalle altre persone che collaborano con me in questo video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!